molesta gente che urina in centro storico e resistenza, pubblico ufficiale. A Fossombrone è arrestato un uomo e denunciate 12 persone in occasione del trionfo del carnevale. Amministrative, impresa storica del centrodestra, sindaco Ricci commenta, brucia la sconfitta di Ancona, bisogna costruire larghe coalizioni politiche. Cittadella del basket, sindaco e assessori illustrano il progetto da 4 milioni, ieri sera l'acceso dibattito coi residenti. L'inizio dei lavori è già programmato, la discussione serve solamente per definire dove fare meno danno con un parcheggio. L'area militare al Pincio, i mercatini nelle vie del centro storico, le taverne in piazza Andrea Costa, ma anche giovani ciceroni nei monumenti malatestiani e spettacoli in piazza 20 settembre, fulcro della manifestazione. Il Palio delle Contrade cambia veste e torna alle origini con i Malatesta a Fano. Appuntamento il 30 giugno, l'1 e il 2 luglio per un vero tuffo nel passato. Giugno torna a Tavernelle di Colli al Metauro la Fiera di San Cipriano, al Lido di Fano invece giovedì inaugura il Bordetto Fest. Fino a domenica cooking show, laboratori, mostre, spettacoli e grandi nomi del panorama culturale italiano. Le Marche nel nuovo album dei Nomadi con due brani scritti e composti dai senigallesi Marco Petrucci e Francesco Ferrandi per il 60° anniversario della storica band di Beppe Carletti. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia, lo avete sentito dai nostri titoli. In occasione del trionfo del Carnevale, la rievocazione storica rinascimentale che si è svolta dal 26 al 28 maggio a Fossombrone, i carabinieri della stazione locale con la collaborazione dei colleghi di Colli al Metauro nell'arco delle tre giornate hanno contestato 6 violazioni per ubriachezza molesta e altrettante per atti contrari alla pubblica decenza, avendo sorpreso i responsabili ad urinare per le vie del centro storico durante l'evento. Nella tarda serata di domenica poi i militari hanno arrestato un 34enne per resistenza e violenza pubblico ufficiale. Era circa mezzanotte quando un addetto della vigilanza privata ha segnalato il suo intervento per sedare una lite tra ragazze all'interno di un locale. Immediato l'intervento dei carabinieri che a poca distanza hanno intercettato il giovane responsabile dell'aggressione e di gravi minacce. Quest'ultimo in stato di alterazione psicofisica durante le fasi dell'identificazione ha aggredito le forze dell'ordine per questo motivo è finito in manette. All'esito del giudizio di convalida dell'arresto, il giovane è stato sottoposto all'obbligo di firma presso la stazione dei carabinieri di Fossombrone. Torniamo a parlare del ribaltone del centrodestra alle amministrative di Ancona e Porto Sant'Elpidio. A commentare i risultati, ieri sera è stato anche il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Sentiamo. Un tema extra sulle amministrative, come sono andate? Male. Sono andate male perché i ballottaggi, tranne Vicenza dove Possemai ha fatto un ottimo risultato, sono andati male per il centro-sinistra. Brucia ovviamente la sconfitta d'Ancona perché è il capoluogo di regione, quindi bisognerà guardare bene le ragioni. Io penso in generale che bisogna costruire larghe coalizioni. Non a caso a Pesaro da qualche anno abbiamo allargato i 5 Stelle, abbiamo i Verdi in giunta. Bisogna avere sempre grandi coalizioni sia politiche che civiche. Altrimenti le divisioni poi nelle urne rivengono fuori e questo credo che mi sembra un dato abbastanza sodato che riguarda queste amministrative. Non c'è stato un effetto Schlein? Ma la Schlein ha portato tanta gente in due manifestazioni, sicuramente ha contribuito a fare una bella campagna elettorale e poi le amministrative sono amministrative, incidono molto le questioni locali e lì le divisioni che abbiamo avuto al primo turno non si sono ricomposte al secondo turno, sembra questo il dato principale. E gli alunni delle classi quinte della scuola Venerini di Fano hanno consegnato un assegno simbolico di 500 euro al presidente del CB Club Mattei, Saverio Olivi, in favore delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Il loro contributo è il frutto del lavoro svolto nell'ambito del progetto Crescere nella cooperazione, organizzato dalla BCC di Fano, nel quale i ragazzi hanno partecipato con la cooperativa denominata Hashtag A Me Importa. E vi ricordo che il CB Club Mattei, in contatto con l'amministrazione comunale di Faenza, continua a raccogliere alcuni beni di prima necessità, come generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l'igiene della persona, power bank, prodotti per la pulizia. Questi prodotti possono essere consegnati tutti i giorni nella sede dell'associazione al Codma di Rosciano.
Le polemiche delle ultime settimane in merito alla cittadella del basket e alla realizzazione di nuovi posti auto a Pesaro hanno obbligato l'amministrazione comunale a organizzare un'assemblea pubblica con i residenti della zona. Questa assemblea si è svolta ieri sera, vediamo com'è andata nel servizio di Marco Lonigro. No, bisogna che capiamo di che cosa stiamo parlando. Non si placano le polemiche nel quartiere di Villa San Martino in merito alle novità riguardanti l'area sport di Via Togliatti. Il progetto inerente alla cittadella del basket, una struttura che diventerà campo d'allenamento per la VL e sede della Federazione Italiana Pallacanestro, piace all'amministrazione comunale pesarese? Sentimento opposto invece per i residenti della zona che probabilmente dovranno fare i conti con un impianto che porterà maggior traffico e nuovi posti auto. Tante polemiche e qualche incomprensione di troppo hanno caratterizzato il dialogo tra il quartiere di Villa San Martino e l'amministrazione comunale nelle ultime settimane. A tal proposito, lunedì 29 maggio, presso la piscina di Via Togliatti, si è svolta un'assemblea pubblica per presentare il progetto riguardante l'area sport e cercare una soluzione adatta per la realizzazione di nuovi parcheggi. Presente all'incontro anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Ma una buona assemblea, ovviamente la partecipazione è faticosa quando discuti con le persone, però mi pare che abbiamo chiarito quanto sia strategico questo progetto, un centro federale nazionale del basket, come si vada ad arricchire questo impianto sportivo, e abbiamo lasciato al quartiere la scelta sul tema dei parcheggi, e quindi il quartiere avrà il dovere, diciamo l'onere di fare la sintesi. Abbiamo fatto 4 proposte, scelgano quella migliore, noi facciamo il parcheggio che ritengono più appropriato. Mi sembra un bel esercizio di partecipazione intorno però a una grande opportunità, perché abbiamo vinto un bando da 4 milioni, la Federazione Italiana di Pallacanestro ha scelto tra gli 8.000 comuni italiani Pesaro, insomma c'è da gioire, da festeggiare, e ovviamente quando si realizzano le cose poi bisogna anche saper mettere a terra gli investimenti e discutere con le persone come abbiamo fatto questa sera. Non ci siamo mai sottratti a tutte le possibilità di confronto e di dialogo col quartiere e con i cittadini che vivono nel quartiere. Sono emerse diverse, diciamo, soluzioni anche molto contrapposte tra loro. Oggi come amministrazione non siamo venuti qua con un pacchetto da prendere chiavi in mano come fosse un dogma. Abbiamo spiegato quello che sarà il progetto che vedrà Pesaro ospitare la sede della Federazione Italiana Pallacanestro, quindi per intendersi un po' come Coversano la sede della FIGC, Pesaro sarà la sede della Federazione Italiana Pallacanestro, e questo sappiamo quanto per una città che in qualche modo crede nel basket, nella quale si respira area di basket, e il basket sia anche un elemento sociale importantissimo, quanto questo sia un motivo di onore, di orgoglio anche per la città. Opinioni diverse anche sull'esito dell'incontro pubblico, lo conferma il commento di un residente al termine dell'assemblea. Non c'è dialogo, non c'è dibattito, cioè le informazioni arrivano, no, anzi non arrivano, perché quando arrivano praticamente è già tardi, visto e considerato che l'inizio dei lavori è già programmato. La discussione serve solamente per definire dove fare meno danno con un parcheggio. Questo non è coinvolgimento, è tutt'altra cosa. Quindi di fatto non ci sorprende, perché purtroppo questo qui è il modus operandi della nostra amministrazione. Quindi, come ripeto, alle domande, ai quesiti che ho posto non ho avuto risposta, se ne è uscito sistematicamente con delle battute facili. Non ho avuto. Anche l'architetto che si è abbozzato qualche risposta ha parlato di tutt'altro, evitando in maniera strategica tutto quello che ho detto. Quindi i prossimi giorni in qualche maniera renderemo pubblico questo documento, questo studio che abbiamo elaborato, poi vediamo se sono in grado di darci risposte, e le aspetteremo così, anche perché poi penso che sia il nostro, da tecnici, sia un dovere civico quello di mettere in evidenza le cose che vengono fatte male. Parcheggi e non solo, sono emerse alcune polemiche anche sull'altezza della nuova struttura. La cittadella del basket, dice un residente ai nostri microfoni, ostacolerà la visuale ad alcune abitazioni. E l'impatto è che c'è troppo traffico, stanno venendo qui, Parco Avventura, poi c'è la palestra, la piscina che fa rumore. Bisogna confrontarsi con quelli che risiedono e che stanno avendo, grazie a sta palestra, dei disagi. C'è poco da fare. Andate a coprire la luce a dei terrazzi, è un residence. Ci sono 2.000 persone.
Incontro in prefettura tra il prefetto Emanuela Saveria Greco, comune di Fano RFI, per definire le attività di manutenzione e pulizia del sedime ferroviario della tratta dismessa Fano Urbino. RFI, cui spettano le opere di bonifica, ha illustrato il cronoprogramma annunciando che i lavori partiranno dai primi giorni di giugno. Dal vertice è emersa una forte collaborazione dei soggetti con l'intento di garantire un adeguato decoro all'infrastruttura. Ci spostiamo a Mondolfo, dove è stata inaugurata una nuova area attrezzata dedicata agli amici a quattro zampe. Lo sgambatoio è stato finanziato con le risorse derivanti dalla riduzione delle indennità di sindaco e assessori. Taglio del nastro venerdì 26 maggio per la nuova dog area di Piano Marina in un terreno adiacente alla pista ciclopedonale Mondolfo Airfield. Lo sgambatoio si estende su una superficie di circa 800 metri quadrati, delimitata da rete metallica plastificata alta 1,80 m ed è dotato di servizi adeguati come fontanelle d'acqua per far abbeverare i cani, panchine, cestini e alberi per garantire i necessari punti d'ombra. Una nuova area attrezzata, immersa nel verde, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, che potrà diventare anche luogo di incontro e socializzazione per gli amanti degli animali. È un intervento che è stato finanziato in gran parte con le risorse derivanti dalla riduzione dell'indennità di sindaco e assessori a favore di progetti per la città, e un'area finalmente attrezzata, richiesta dai cittadini e che diventerà un punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Il sindaco Barbiera ha poi ringraziato le associazioni di protezione civile FA di Bruno, di Marotta Mondolfo e CB Club Mattei di Fano, che per l'occasione hanno tenuto un'esibizione con le unità cinofile da soccorso. Abbiamo pensato di dividerla in due parti proprio per dare la possibilità di far giocare tra loro cani di taglia grande e nello spazio più ristretto i cani di taglia piccola. E l'abbiamo attrezzata con delle fontanelle, delle panchine e degli alberi per l'ombra. Abbiamo messo anche un'illuminazione per poter usufruire dell'aria anche nelle ore serali, ed è un servizio che siamo molto orgogliosi di poter dare alla nostra comunità. È un servizio che mancava ed è comunque una necessità da parte di tutti i cittadini, che ormai sono tutti quanti, diciamo, hanno tutti quanti la compagnia almeno di un animale domestico, e quindi siamo molto contenti e siamo orgogliosi del nostro lavoro. Si fa più suggestivo, più spettacolare, più ricco di iniziative il Palio delle Contrade, che ora cambia nome e si chiama I Malatesta a Fano. Questa mattina sono state presentate le prime novità dell'evento, che si svolgerà nel centro storico dal 30 giugno al 2 luglio. Tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Massimo Foghetti. È una full immersion nella suggestiva atmosfera del Medioevo quella che propone il gruppo storico La Pandolfaccia, che ripropone anche quest'anno il Palio delle Contrade, un'iniziativa che ha raggiunto la decima edizione. Decima edizione sì, ma che viene da più lontano, perché si riallaccia direttamente alla prima rievocazione storica che è stata realizzata sul periodo malatestiano a Fano negli anni Ottanta. Allora si organizzarono grandi spettacoli, addirittura un torneo cavalleresco nell'area ex Montevecchio, in quel tempo libera da costruzioni, l'incendio della Rocca, mirabili rappresentazioni e cortei in piazza 20 settembre. Oggi il Palio delle Contrade, in programma dal 30 giugno al 2 luglio, riassume l'antico nome dei Malatesta a Fano e si fa ancora più spettacolare. L'iniziativa, che si avvale ancora una volta del sostegno della Confcommercio, è stata presentata questa mattina dal sindaco Massimo Seri, dal vicepresidente della Pandolfaccia Danilo Filipponi e da Barbara Marcolini e Amerigo Varotti per l'associazione di categoria. Questa è una bella cosa, unire le energie per promuovere la nostra città. La nostra città che stupisce tutti coloro che vengono, che la vedono per la prima volta, perché passeggiando trasmette tanti messaggi. È una città romana, ma è una città medievale. Qua
abbiamo dei tesori, a cominciare dai codici malatestiani che sono di nostra proprietà, che sono la prima dimostrazione di contabilità, e sappiamo che la contabilità racconta tanti aspetti anche sociali di quel periodo. Tutte le iniziative sono importanti per promuovere la città, per viverla, per conoscerla. Vogliamo ampliare quello che è le figura e la rievocazione di questa manifestazione, quindi quale miglior evento dei Malatesta Fano? Il format e l'idea, il progetto si amplia su tutta la città e soprattutto si incentra su quella che è la rievocazione storica del periodo medievale di Fano. Ci saranno mercati storici, ci saranno spettacoli, giullari, sbagliatori, tamburi, gruppi che arrivano anche da altre parti d'Italia, che animeranno e faranno vivere non solo ai cittadini di Fano ma anche ai tutti i turisti che arrivano un'epoca e uno stralcio di vita medievale. Un impegno forte da parte della nostra organizzazione per rilanciare la storia, una parte della storia di Fano legata alla famiglia Malatesta, quindi un'esperienza importante. Quando l'associazione La Pandolfaccia ci ha chiesto di poter riutilizzare questo brand e di collaborare all'organizzazione dell'evento, ovviamente ci ha fatto molto piacere, con un coinvolgimento pieno da parte dell'organizzazione, ma soprattutto è un impegno per promuovere la città di Fano, promuovere il turismo nella nostra provincia, utilizzando anche questa manifestazione che reputiamo molto importante per la città e per la provincia intera. Intanto giovedì 1 giugno si alza il sipario sulla 21esima edizione del Brodetto Fest, la manifestazione ideata da Confesercenti di Pesaro Urbino, che torna al Lido di Fano con cooking show, laboratori, mostre, talk show, spettacoli e grandi nomi del panorama culturale italiano, per un totale di 50 appuntamenti e 20 ospiti. Giovedì alle 18.30 il palco centrale ospiterà la festa di inaugurazione, poi alle ore 20 lo chef Giuseppe Mancino animerà la cucina del Pala Brodetto, mentre alla Cave del Lido inaugura il nuovo spazio Brodetto & Wine, che fino a domenica ospiterà i migliori vini della Regione Marche per degustazioni e appuntamenti di approfondimento. Al palco centrale invece alle 21.30 riflettori accesi su Roberto Giacobbo, conduttore di Freedom oltre il confine. Il giornalista e scrittore condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta della bellezza, dalla storia passando per il fascino della tradizione fino all'innovazione. Il Brodetto alla Fanese sarà comunque il grande protagonista della kermesse, potrà essere gustato anche nei 31 ristoranti del circuito e nel grande spazio Bro Cucina dei Pescatori. Infine, per tutti i giorni della manifestazione in Viale Cairoli rimarranno visitabili due mostre, l'Ortolano Pescatore e Te Dag un Brodetto. Ora andiamo a Tavernelle di Cogli al Metauro, dove il 2 giugno torna la festa, anzi la fiera di San Cipriano. Ce ne parla l'assessore Francesco Taddei. Un tradizionale appuntamento che si ripete, la fiera di San Cipriano torna nel giorno in cui si celebra la festa della Repubblica. Sì, anche quest'anno il 2 giugno torna la fiera di San Cipriano, che si svolgerà come da tradizione a Tavernelle dal mattino più o meno alle 9 fino alla sera dopo cena. Orientativamente fino alle 21 troveremo le bancarelle, ci saranno venditori ambulanti, hobbisti, artigiani nella zona della via Flaminia e nella zona del bocciodromo. Inoltre quest'anno sarà presente anche la Proloco di Serungarina, che proporrà il baccalà come piatto tipico. E inoltre la festa, la fiera di San Cipriano è un momento di festa molto sentito a Tavernelle, che ormai è presente da molti anni sul nostro territorio, da oltre 10 anni, da quando è stata istituita con il sindaco Fabio Sciriscioli. Quindi vi aspettiamo venerdì 2 giugno a Tavernelle di Cogli al Metauro. E adesso parliamo di musica d'autore con le firme di Marco Petrucci e Francesco Ferrandi di Senigallia nell'ultimo album dei Nomadi. Il servizio di Stefania Bonomi. Sono ben 60 gli anni che festeggiano i Nomadi, storico gruppo musicale italiano nato nel lontano 1963, con una media di 90 concerti all'anno in tutta la penisola e 1 milione di spettatori presenti alle loro performance. Oggi in uscita con il nuovo album dal titolo Cartoline da qui, dove le Marche sono ancora una volta protagoniste con ben 2 brani, Caporale e Barbanera,
scritti e composti dai Senigalliesi, Marco Petrucci e Francesco Ferrandi. Gli autori marchigiani rinnovano così una lunghissima collaborazione, giunta a 18 brani, scritti e composti per la band di Beppe Carletti. La scrittura dei Nomadi riflette un po' quella che è la nostra storia musicale. Noi ci siamo formati con la musica dei Nomadi e negli anni abbiamo contribuito a scriverla anche noi, la musica per i Nomadi, per cui diciamo è un fil rouge che abbraccia entrambe le cose, sia la nostra attività live sia la nostra attività di scrittura. Nei testi delle vostre canzoni e nella vostra scrittura c'è un rapporto con il territorio marchigiano? Assolutamente sì, le canzoni traggono linfa e respiro proprio dalla territorialità marchigiana. Noi siamo artisti marchigiani, Francesco Ferrandi lo è di adozione, insomma è pavese ma ormai vive da una vita nelle Marche e tutto si riflette lì. Poi c'è qualche brano che in particolare parla proprio del nostro territorio. Ricordo un brano, Le strade, che incisero anche Celtas Cortos anni fa in Spagna e parlava proprio di una zona qua vicino. Questa terra è... I temi trattati nei due brani scritti da Petrucci e Ferrandi toccano temi di grande attualità come lo sfruttamento del lavoro nero, descritto ne Il Caporale, e l'arroganza a scapito della fragilità dei più deboli nelle note folk e nei testi di Barbanera. Due canzoni che andranno ad aggiungersi a quelli di Racconti Nomadi, lo spettacolo che Petrucci e Ferrandi portano da anni sulle scene con la loro band I Musaico. Autori ma anche musicisti di un vostro gruppo, I Musaico, pronti quindi a iniziare con questo gruppo una nuova tournée. Portiamo in giro nei club, nelle piazze, uno spettacolo che si chiama Racconti Nomadi, in cui raccontiamo la nostra esperienza e le nostre canzoni di questi 30 anni accanto ai Nomadi. Siamo pronti per un nuovo viaggio, per la verità l'abbiamo già iniziato. Alcune date saremo il 20 a Campli, in provincia di Teramo, poi saremo il 9 a Cesena, il 12 a Bibbiena, provincia di Arezzo, il 15, se non sbaglio, a Corridonio, il 16 sul Lago di Como, insomma un po' in giro. Quindi un calendario in continuo aggiornamento che vedrà la conclusione con il concerto in casa in occasione della festa di chiusura a Borgo Bicchia di Senigallia. Quando sarà fissato questo concerto? Sarà il 2 settembre, sabato 2 settembre, è una tradizione, detto bene, consolidata. A proposito di territorio, non suoniamo tantissimo nella nostra zona, però quando ci suoniamo lo facciamo con una festa, con tutti i crismi della festa. Ormai siamo abituati al... insomma, c'è l'affetto di Borgo Bicchia, che è una frazione di Senigallia, tra l'altro una frazione colpita anni fa da un'alluvione, e questa cosa ha probabilmente cementato anche il rapporto. E insomma, è davvero una festa, il contesto, il concerto, diciamo, che diventa una sorta di pretesto per una bella serata tutti insieme. Con questa tournée, Petrucci e Ferrandi tornano alla canzone di Impegno Civile, rinnovando un'antica tradizione della quale i Nomadi sono da sempre custodi. Dalla musica allo sport, in occasione della finale di Champions League che mercoledì prossimo vedrà scendere in campo il Manchester City e l'Inter, verrà allestito un maxi schermo alla cooperativa Tre Ponti. Sentiamo i dettagli nell'intervista che abbiamo realizzato al presidente dell'Inter Club di Fano. Antonio, l'Inter Club di Fano porta lo stadio nerazzurro alla cooperativa Tre Ponti. Che cosa avete organizzato per il 10 giugno? Abbiamo organizzato un bel evento, secondo me, anche perché comunque è un evento che pare verosimile all'inizio della stagione. Nessuno ci credeva, però ci siamo arrivati in finale, quindi è un momento da vivere realmente tutti assieme, abbracciati come soli, come dei fratelli, perché sotto il vessillo nerazzurro dobbiamo metterci d'impegno. A che ora è previsto l'appuntamento? La partita è alle 21, però dalle 19.30 ci si può accedere alla cooperativa Tre Ponti. C'è la possibilità di anche degustare panini, piadine e quant'altro. Quindi anche un momento di aggregazione? Assolutamente sì. E tengo a precisare che non è solo aperto ai soci, anche ai non soci, quindi con l'opportunità magari di vedere l'ambiente com'è, il nostro calore nerazzurro, e magari domani, perché no, farsi soci. Questo evento è stato organizzato con la cooperativa Tre Ponti, anche perché noi abbiamo la sede ufficiale del club lì a Chiaruccia, quindi è stata una cosa bella, abbiamo sfruttato questo momento di aggregazione anche con la cooperativa Tre Ponti. Quindi vi aspettiamo numerosi e sempre forza Inter.
Il telegiornale Occhio alla Notizia termina qui, tra poco trasmetteremo due speciali. Il primo dedicato a Fano con Ruggeri, secondo alla Confederazione Italiana Agricoltori, in particolare a come migliorare la sostanza organica nel suolo. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti voi.